Ciao a tutti! Allora, oggi prepareremo insieme un dolcetto veramente pronto in 5 minuti. Sarà il dolce dell'ultimo minuto, salutare, buono, goloso, ma adatto veramente adesso in questo periodo che fa ancora molto molto caldo e nessuno ha voglia di preparare ricette troppo complesse. Cosa vi occorrerà? Due mele, un po' di cannella, un pochino di zucchero e il dolce sarà pronto. Quindi restate qui con me e prepariamolo insieme. Allora, come ho detto prima, vi occorreranno due mele. Quelle che preferite voi, quindi le golden, le renette, le pink lady, insomma quello che preferite. Un pochino di zucchero di canna, ma proprio poco poco poco, e poi, ops, della cannella bio, meglio. Allora, come prima cosa andiamo a tagliare, guardate, 5 minuti, tagliate semplicemente le mele così, guardate che carino, che viene come dolcetto. Tagliate anche questo. Tagliamo anche questa parte, quindi se volete potete fare, diciamo, più parti, ok? Guardate, ecco qui. Poi semplicemente andate a mettere tutto in una teglia. Prendete un pochino di cannella in polvere, la andate a mettere sopra così. E poi prendete un pochino di zucchero di canna, ce lo mettete sopra, guardate, così, ma pochissimo, soltanto per dare un pochino di croccantezza. E ora queste bellissime mele andranno in cottura nel forno. Allora, eccolo qua, quindi guardate, io adesso l'ho decorato anche, adesso vi faccio vedere meglio. Praticamente le ho fatte cuocere per 40-45 minuti a 200 gradi. E quindi ho lasciato insomma che le mele si ammorbidissero piano piano, infatti sono super super morbide, guardate. E poi praticamente ho realizzato anche un pochino di crema pasticcera vegana, che ovviamente trovate la ricetta sempre nel blog, insomma sulla pagina la trovate. Adesso vi faccio vedere meglio e poi ce l'andiamo ad assaggiare. Allora, eccole qua, vedete? Quindi questa è la mela. Praticamente sono semplicemente delle mele al forno, però le ho un pochino decorate, ho messo delle noci, quindi insomma la cannella, vabbè, già c'era prima, mirtilli, questa è la crema pasticcera che diciamo trovate la ricetta nel blog, ma questo è semplicemente un dolcetto veramente facile facile e da mangiare appunto se volete con la crema pasticcera. Allora, io gli ho anche messo un pochino di cioccolato sopra, vedete, spalmato sopra. È super deliziosa. Guardate la mela, è molto diversa da, diciamo, la mela che fate. A me piace molto di più fatta, diciamo, al forno rispetto magari alla mela cotta, no? Nel pentolino. Andiamo. Tutto tremendamente squisito. Vi consiglio vivamente di provare questa associazione tra crema pasticcera, mele cotte al forno, così decorate con un po' di cioccolato. Ho tagliato l'altra. Pensate che è veramente super, super, super pazzesco. Quindi vi consiglio vivamente di provare questa ricetta perché è qualcosa di estremamente delizioso e pronto in 5 minuti. Quindi fate la ricetta, mele al forno per un dolcetto dell'ultimo minuto. Ciao, un bacione da me. Comunque veramente c'è pure la crema pasticcera. Anzi, perché con le mele poi da impazzire, quindi mi raccomando, fate la ricetta. Fatemi sapere che cosa ne pensate, perché secondo me queste mele fatte al forno vi piaceranno da impazzire. Ciao! Un mega abbraccio da me.